Tac. Io di fondo. Parliamo da San Martino di Castronza. Detta anche? San Martino di Castronza, no? Ci troviamo qui in questa bellissima giornata di sole, perché cioè, il tempo ci ha portato fortuna. E anche per domani, soprattutto ci sono. Speriamo bene. Dopo le bruttissime giornate di Padova, quindi a qui c'è un po' di venticello, ma la situazione è una delle migliori. E adesso ci stiamo per preparare, per preparare la discesa. La prima della nostra vita. La prima della nostra vita con i nostri amici. Eccoli qua, noleggiati, un momento che comprati questa nuova massa. E c'è andata anche bene. Perché puttana 20 euro. E insomma, la discesa com'è? Adesso vi illustrerò. Andiamo a illustrare la discesa, si partirà da qua. Parte da lì. È molto semplice, ma molto lunga. In caso di errore non ci si impianta contro un abete, ma sostanzialmente su una fossa di neve. In una fossa comune. In una fossa comune, volendo. Siamo diretti e diretti proprio. E insomma, noi un paio di minuti partiamo, ci prepariamo, mangiamo un attimo questo panino che ci siamo... Panino molto LOL. Panino... E tanta gente, tanto freddo, più che altro per il vento. E siamo anche qui passati bene per essere la prima volta. Parla per te. Da notare che chi sta filmando è i jeans. Che è l'idiota di prima del primo commento, sì. Guardiamo i jeans che sono rigidi come poche cose al mondo. Però perché ormai hanno subito una glaciazione impegnata. Compreso quello che c'è dentro i jeans, ginocchia, gambe, pure i peli, tutto. Quindi tra 10 minuti ammonteremo tutto quanto. Sì, dai. E lo manderemo giù con... con gli sci, perché sono le gambe come sci. Un po' di vento mi sta tirando via lo snow che cade, attenzione! Beh, lì potrei fare skydiving così, manco solo il paracadute. Mettiamo la gente che c'è, il vento che si sta alzando, che è un po' impetuoso. Signori, noi stiamo per partire, non sappiamo se potrebbe essere l'ultima immagine della nostra giovane vite. Mal che vada, addio! Ok, c'è un pochettino di vento comunque, perché mi sa che con questo vento qua, se noi partiamo... Allora, fai che parlo così, guarda, allora, dicevo, col vento che c'è, se noi partiamo, potrebbe anche essere che andiamo a scendere, dopo 2 secondi ci troviamo a Madonna di Campiglia, che è dall'altra parte. Guarda, mi sta cadendo il telefono, boh. Io aggiungerei una cosa, go caro, chi non è venuto oggi, perché dovevamo essere in più persone, ma... Eravamo in quattro e siamo arrivati in 2 idioti, però idioti non tanto, perché ci siamo divertiti un fracco fino adesso. Signori, alla prossima. Hasta luego.